Mi chiamo Trombetti Maglio, sono nato a Velletri, 25-8-35, poi? Quanti anni avevi Beh, all'età? 35 nel 40 bombardamenti, c'avevo 7 anni, 35, 40, 42. 7 anni e mi ricordo vagamente delle cose, mi ricordo che bombardamenti che si facevano, volavano tutti quanti quei rumori. Ero ragazzino, però mi mettevo più che altro la curiosità di vedere queste cose. Tutta una volta sono stati i bombardamenti. Sai, io abitavo in questa zona, via San Salvatore, e là non c'è rimasto più niente, sono morti tutti. Il primo bombardamento fu fatto a Velletri, nella parte di giù di San Clemente. Poi dopo, quando è successo l'altro bombardamento, è stato sopra dalla parte nostra. Qui non c'era rimasto più niente, noi si volava, si camminava sopra le macerie e via del genere. E poi, sai, ragazzi, siamo stati sfollati, siamo andati giù, prima giù dai miei zii, dai fienili, poi invece siamo tornati su la montagna, sopra la Madonna degli Angeli. Ma sai che ragazzini si soffriva la fame, il freddo, non te dico, ce ne stavano tante di fame. Poi ci sono tanti aneddoti che uno ricorda. Ecco, io mi ricordo che quando ci venivano a trovare Padre Laracca, che portava, e Monsignor Moresi, che erano i due preti, gli unici che portavano da mangiare a questi poveracci che stavano sopra. Poi si sentivano, per esempio, quando stavo su montagna, si sentivano le granate che volavano. Allora tu, quando ti buttavi per terra, e praticamente oramai sentivi il fischio, cioè oramai è passata, e ti mangiavi tutto quello che trovavi. Si fermavano, tu a Velletri erano proprio, scamminavi sopra alle macerie. E poi ci stavano i fascisti, per esempio, i squadristi. Questi mi ricordo che andavano in giro e via del genere. Però normalmente non è che abbiano fatto un granché. Militari, boh, io mi ricordo i militari, so, mi ricordo i bersaglieri, sì, che stavano giù alla caserma dei cosi, però altro resto, cioè solo sui bombardamenti, ma non è che ci stavano militari o via del genere. Il giorno del bombardamento. Il giorno del bombardamento me lo ricordo perché stavo su a Via del Comune, allora abitavamo, se ne eravamo andati da via sopra qua a San Salvatore, andiamo a Via del Comune. A Via del Comune, dove hanno bombardato sia il Comune, sia Castello, sia Boffi, che là è arrivato a un certo momento, tutti andavano nei rifugi, invece noi siamo rimasti a Velletri, dentro casa. E ci siamo salvati per il semplice motivo che non siamo andati nei ricoveri e invece sono rimasti tutti sotto. Qua sopra erano pieni di gente, tutti i poveracci che hanno ammazzato, c'erano un macellaio che era pieno di gente, per esempio dove sta il Palazzo Filippi. Questa era tutta una zona disastrata, proprio non c'era rimasto più niente. Tutto bombardato. Infatti tutto quello che vedi adesso in questa zona è tutto nuovo. Per esempio, Via del Comune, la parte davanti era un po' sana, ma di dietro era tutto spallato. Noi giocavamo con i ragazzi mezzo ai macerie, facevamo assaggiate, perché che potevi fare? L'Artemisio poi non ne parlavamo, l'Artemisio era, per esempio, dentro dove sta la platea adesso c'era tutto un buco per terra perché una bomba aveva fatto spallato, come è successo col tetto che è caduto, insomma. Cioè praticamente è stato rifatto nuovo. Qui andava giù una buca fino giù al coso, alla platea. Cioè questa era tutta una zona disastrata. E poveracci, insomma, poi si andava. Per esempio, che ti posso dire, venivi via Velletri a cercare qualche cosa che trovavi per mangiare, perché oh, la fame c'è stava. Io mi ricordo la ne...
Quindi dagli cioè la vita dello sfollato era stare sfollato e poi ogni tanto venire a vedere. Certo, è chiaro. Ma racconti un attimo meglio, insomma, tutto il discorso, perché io poi questa Cioè, intervista tu non deve facevi entrare la voce mia dentro a queste interviste, lo... Non ho capito? capito. Dentro a queste interviste non entra la voce mia, Ah, ho le ho capito, domande. sì. Beh, per esempio, tu stavi su in montagna e ogni tanto dovevi venire a Velletri per venire a ritrovare qualche cosa che ci avevi lasciato. Giustamente andavi nei posti, oppure per esempio ti posso dire, trovavi qualche cosa che ti poteva essere utile. Tutto qua. Cioè, si faceva montagna. Se andava o in campagna, per esempio in campagna no, perché in campagna l'avevano fatti sfollare tutti quanti, cioè perché quando hanno fatto lo sbarco a Anzio, praticamente tutti quelli che stavano in campagna l'hanno mandati via, alcuni addirittura l'hanno mandati pure, questo me lo ricordo perché c'è stato mio nonno, che l'hanno mandato a Narni, cioè praticamente sfollati nei campi e via del genere. Ecco perché si ritornava per Velletri, per cercare di prendere qualche cosa. Ma non è che tu potevi via, che potevi via? Non ci stava niente. Non è che le case avevano soldi. A Velletri a me mi fanno ridere quando dicono adesso, oh, dice adesso possiamo tenere, dice prima tenevamo le case aperte. E te credo. Non ci stava niente, chi c'aveva? Non c'avevamo niente perché io mi ricordo pure per quando si poteva stare in città, la fame ci stava. Anche durante il periodo del fascismo, io me lo ricordo perché il pane non ci stava. Senti, una cosa, come era composta la tua famiglia? La Come mia? vivevate in casa? Prima, Beh, io vivevo prima della guerra e poi. cioè, durante la guerra stavamo da mio nonno e stavamo io, mia madre. Che io me la ricordo poco perché poi mia madre è morta che aveva 7 anni, io avevo 7-8 anni, insomma, subito dopo passato gli americani. Stavamo con mio nonno, a casa noi stavamo con mio padre, perciò eravamo una famiglia, diciamo, patriarcale, perché mio nonno lavorava a Santa Maria, faceva il campanaro, però veniva che era lui, era un manodetto, perché io non è che me lo ricordo un granché, lui veniva dalla Città del Vaticano, cioè era un segretario laico particolare di un cardinale che poi non è che me ne fregava un granché, insomma, dica la verità. Sai, poi dentro Velletrano, i Velletrani non è che sono molto avanti, cattolici sì, però la Madonna delle Grazie, insomma, va, diciamo, di Sant'Antonio. Basta E così. quindi Beh, in casa cosa mangiavate? in casa che mangiavo? Tu e tuo fratello? Io, mio fratello, e c'avevo un altro fratello più piccolo, che siccome poi dopo morì mia madre, subito dopo passato gli americani, morì mia madre e questo se n'è andato con la zia perché purtroppo era piccolo. A noi ci hanno mandato in collegio, tanto per fare una cosa nuova, e siamo stati a Ostia. Collegio a Ostia, questo me lo ricordo bene perché collegio a Ostia mi hanno barrato a notare, almeno se non altro, era il collegio di Marina, che allora era l'Istituto Vittorio Emanuele III. E a noi siamo stati là, beh, almeno se non altro se mangiava. Se dormiva, però se mancava sempre la famiglia. Dopo Questo dopo la guerra è successo. la guerra, sì, questo qua. Senti, invece rispetto al cibo che vi passavano i tedeschi, com'era? Ma i tedeschi non è che. Ah, non è che i tedeschi non ti passavano niente, l'unica cosa che riuscivi a trovare era quel pane che era fatto tutto come. Adesso non so spiegarmi, era tutto nero, era tutto come una specie di, che te posso dire, non so spiegarlo com'era, era tutto come un panino così grosso che era tagliato tutto a fette. Da mangiare il pane te lo facevi per cavoli tuoi perché si riusciva a trovare grano, o pistavi, o pistavano perché io ero piccolo, perciò, e mangiare, e quello che trovavi, per esempio i fagioli, ecco, quelli i fagioli si trovavano, erano pure buoni.
E là si mangiava tutto, a massa che era buono da mangiare. E ecco, il pane ti mancava. Sentiva il pane, a minestra, no, a minestra pasta e fagioli. Qualche volta trovi la pasta col grano, quello fatto, oppure la farina che riusciva, che fregavi dentro le case che ci avevano lasciato nelle campagne, insomma. Che pure questo si faceva. Cioè, non è che lo facevo io che ero ragazzino, ma lo facevano i genitori. Per esempio, la carne no, ci stava, perché andavano le bestie che ammazzavano giù qua con le granate, andavano i genitori nostri, si portavano e ti mangiavi. Poi ti mangiavi tutto. Per esempio, io ti posso dire, le fave, ecco un esempio, questo me lo ricordo bene. Le fave si sbucciavano, ti mangiavi la fava, poi dopo le pulivi dentro e mettevi dentro alla padella e ti facevi come i fagioletti, chiamati i fagioletti. Poi non ti dico delle patate, quando che chiamavi ti mettevi dentro sotto la brace, perché allora non è che ci stavano i riscaldamenti, la legna si ci sta pure troppa. E questo qua li mettevi dentro, ma che erano buone quelle patate. Io difatti ultimamente l'ho dati ai miei nipoti, gliel'ho fatte mangiare, dice, oh no, queste sono buone. Dico, ma a me, guarda che tu questo qua ci hai lavato la buccia. Dico, ma guarda che io ci soffiavo e mi mangiavo pure la coscia, che era pure bruciata e via del genere. Ecco, questo era a mangiare. Per esempio trovavi i carciofi. Questi chissà bene che si stanno a mangiare, noi pigliavamo i carciofi, li sbocchiavamo. Li pigliavamo e si mangiavamo, quello, beh, certo che ti potevi mangiare. Questo era. Trovavi le more, per esempio, e che ci stavi a sciacquare? Sì, capirai. L'acqua, per esempio, andavi su una fonte di acqua, dove c'è stava l'acqua, perché mi stava l'acqua corrente. Beh, allora mi dicevano i miei, nonno mi diceva sempre, cioè, levaci i forforoni, quelli che si chiamano quelli sopra, perché l'acqua è buona. E dov'è? Ti mangiavi questo? Quello che si trovava. Quello che ti trovava. Le uova. Per esempio le uova quando le trovavi, perché se non mangiava la gallina. Questo era il tempo Poi venivi a Velletri, poi dopo il bombardamento, là ti è andato triste perché il lavoro non c'era, da mangiare ce ne stava poco, e là è cominciata la tristezza. Poi se andavano sopra, chi faceva addirittura... Mi ricordo sempre che rubavano i canali, tanto per dirne una, pigliavano i canali da una parte, si rivendevano e poi coprivano uno, poi andavano là, rilavavano i canali da quelli e li portavano un'altra parte. I canali in che senso? I canali dei tetti. Cioè praticamente questi si compravano perché aggiustavano la casa, fino a che non sono rientrati a rifarli nuovi. Tutto qua. Come è stato tornare a Velletri dopo che uno è stato sfollato? Quanto tempo sei stato sfollato? Beh, sfollati ci siamo stati durante il periodo che hanno fatto il bombardamento di Velletri, fino a che praticamente non sono passati gli americani. Pure dopo passati un po' gli americani che sono andati a Roma. Ecco, questo me lo ricordo bene perché mi sono mangiato un sacco di cioccolata. Quei cioccolatini era così, questi buttavano la roba, le scatolette, e là sì che si mangiava. Tornare dentro Velletri è stato triste, perché vederti Velletri, tutto qua, tutto via del comune, tutte queste zone qua, tutte rotte, via del genere, trovate in casa, che poi non c'avevi più niente, è triste. La casa dove siamo stati noi, qua a via Ettore Gabriele, tutta spallata, e non... dormivi sotto i sottoscali, insomma, diciamo. Siamo stati qua a via del Comune, vicino alla Banca Pio X, a piano terra, pensa un po'. Allora là c'era la banca, ma già era, quella era tutto spallato, delle cose. Tu camminavi sopra via del Comune, era piena di carcinacci, di cose. Poi quando andavamo qua a giocare, per esempio, quando eravamo, giocavamo all'Artemisia a fare gli indiani, hai visto come facevi, no? Via del genere. Tutti i ragazzi che erano, ecco, per esempio,
c'è stato Cecchini pure, a Freddo, che eravamo compagni dei giochi, d'infanzia, insomma, perché abitava pure lui a Via del Comune. E per esempio mi sono mangiato un macello di torsi e broccoli, perché la nonna di Cecchini faceva, vendeva al mercato e c'aveva un orto. Allora facevano a Via del Comune, vendevano questi orti. Allora tu andavi là e mangiavi questi torsi e broccoli, ammazza, era pure buoni, che credo. Però ecco, c'era da dire che poi, ritornando a Velletri, era il figlio del quartiere. Allora temeravano tutti. Dai monache, i nonni, i zii, tutti. Cioè noi altri siamo vissuti. Aspetta, spiegala un attimo meglio, perché se no poi uno che non è di Velletri non capisce. Chi non è di Velletri? No, che significa chi è il figlio del quartiere? Cioè i figli del quartiere era questo. Voce mia, quindi uno torna a Velletri, com'era? Ecco, tu ritornavi a Velletri, cioè che senso vorrei dire tu? O dopo questi i tagli però. Sì, ah, sì, ecco, sì, esatto. Scegli i migliori. Sì, sì, sì. Cioè tu quando ritornavi a Velletri, diciamo, stavi a Via del Comune, eri vissuto a Via del Comune con questi qua, questi ragazzi. Ci siamo ritrovati tutti gli amici. Ed eravamo tutti, il quartiere, si conoscevano tutti. Per esempio Via del Comune, tutto qua sopra Castello e via del genere. Normalmente noi altri eravamo pure, diciamo, un po' delinquenducci, perché nervosi con il fatto della guerra, non ci avevamo più un senso delle, che te posso dire, che il padre ti metteva le cose, che te facevano poveri disgraziati? Non ci stavano poi quando ci stavano. Allora che succedeva? Che tu eri il quartiere, praticamente venivi tutelato da tutti quanti, da tutto quanto il quartiere. E a quei tempi che noi eravamo ragazzini, non è che se tu per esempio facevi un dispetto a uno, no? Ti serviva quell'altro, capito? Perché ti tutelavano tutti questi genitori che stavano da parte. Poi noi siamo cresciuti in un ambiente, io per esempio sono nato qua, da queste zone, e c'erano le maestre vie. C'era una suora che era grande, Maria Botta, mi sono pigliato io da qua, ero lo stesso Cecchini, a Freddo, poi altre vie del genere che ci stavano. E là me la... Quindi praticamente il quartiere era come una famiglia grandissima, erano genitori di tutti. Di tutti, ognuno era tutti famiglia. Allora. Sì, quello era bello, sì. Come, perché era bello? Beh, era bello per il semplice fatto che ti sentivi tutelato, tutto là. Perché prima eri tu, per esempio, stavi tra compagni, allora tu per esempio andavi a Via del Comune, ci stavano, perché c'erano pure i delinquenti che menavano, insomma, via del genere. Allora tu praticamente mandavi i figli, stavano liberi, perché noi stavamo liberi. Non è che ci avevamo uno che ti stava attento come adesso i figli, li porti a scuola, li porti là, li porti da qua. No, tu quando che hai fatto la prima? Dovevi andare. A parte che già eri abitualmente abituato, che erano delle... Bella, sta storia approfondiamola, perché questa... Ci siamo, sì. Ma sì. Approfondiamola, perché questa è venuta... Per esempio... Questa questione di avere certo. Una famiglia comune che era tutto... Certo, io per esempio se stavano qua, tutta questa zona di Via del Comune, diciamo che era la più signorile di tutti, o più disgraziata eravamo noi, cioè io, a parte mia, insomma. C'erano l'ingegnere Remiddi, i Cioeta, Argenti, i Remiddi, i Graziosi, che stavano qua sotto, che quella era veramente più antica di tutti. Ma erano brave persone. Allora tu praticamente te venivi, per esempio io giocavo insieme con Paolo Remiddi, con Francesca Remiddi, eravamo tutti quanti assieme, capito? Mi ricordo che quando morì mia madre ci portarono da mangiare e via del genere. Ok, facciamo uno stop tecnico, cambio la batteria. Sì, a parte tutte queste cose molto poetiche, no? Poi c'è stato tutto un aspetto che è il bombardamento vero e proprio. Il fatto di essere sfollati, proprio la paura delle granate, quindi uno che si nasconde, insomma.
Bombardamento sì, l'ho visto. Cioè, ero piccolo, è chiaro, c'ho una vaga idea, però ho visto crollare, quando che sono cadute le bombe, io mi trovavo a Santa Maria, l'avevo già detto prima, e stavamo sotto alle arcate di Santa Maria, dove quando si è visto Palazzo Boffi crollare e tutta questa zona qua. Però mi ricordo solo questo qua, perché poi i genitori nostri ci hanno preso e ci hanno portato, messo da una parte, non è che ho visto cadere le bombe, ma quella ne volevo vedere perché stavo dentro. Che poi si diceva, dice, guardi che ammazza, sono rimasti dentro al coso, a Boffi e via del genere, c'è sta un sacco di gente che sono rimasti, tutto questo qua. Quando uno c'hai 8 anni, 9 anni, insomma, non è che te puoi ricordare. Però ecco, mi ricordo questo qua, questo me lo ricordo bene. Dentro che vuol dire? Cioè? Dice, l'hanno portato dentro. Dentro dove? Dentro dove? Dentro a Santa Maria, dice. Dentro Santa Maria. Noi ci hanno portato nel... ci hanno coperti, cioè praticamente non ci facevano vedere. Capito? E perché proprio Santa Maria? E perché stavamo là. Noi abitavamo qua. Okay. Dietro là. Il mio nonno era un sagrestano di Santa Maria, perché loro dicevano, questo me lo ricordo, dicevano, che ti rimane impresso alcune cose che ti dicono, dicevano che sotto le arcate non si spallava, ecco, diciamo, tutto qua. Però ci stanno tante cose che poi uno rimane scioccato, cerca di levarsele, perché capace che mo ho finito questa intervista, io sono... mi ricorderò delle cose che non... Quanto era pericolosa per gli americani, secondo te, Velletri? Cioè, che giustificazione davano a tutto questo bombardamento? Ma veramente, io me lo sono sempre chiesto, perché qua c'è stato... aspetta, non si sente la voce mia, quindi non si sa quello che ti sei sempre chiesto. Non ho capito. Non si sente la voce mia, quindi non si... tu dici, io me lo sono sempre chiesto, la voce mia la taglio io. Sì, va bene. Io veramente me l'ho sempre chiesto, perché mi ricordo... che non ci stavano qua, non c'era nessuno. I militari non me li ricordo io. Cioè, mi ricordo i bersaglieri, poi quando che fu fatto l'8 settembre, che se ne sono andati via tutti, qua non c'è stato nessuno, se ne sono andati tutti. Perciò qua non c'era nessuno, i militari, a meno che mi ricordo io. C'erano qualcuno che stavano, mi ricordo, alla Villa Ginnetti, ecco, questa è la Villa Ginnetti. Mi ricordo che c'erano dei generali, ma che poi se ne sono andati via tutti. Ma qua Velletri non è che... ma francamente, questo sono chiesti tutti, io penso che se lo chiederanno ancora tuttora. Ma perché proprio Velletri è importante? Ma non lo so, non so, non lo saprei dire. Velletri forse perché geograficamente stava da via di Anzio, quindi ci stava... Sì, perché forse per andare il passaggio via Roma, per andare a Roma, ma... E un'altra cosa, voi sapevate che erano sbarcati gli americani prima di essere bombardati? Beh, sì, quello sì, perché ecco, guardi, questo è una cosa che mi ricordo, che quando stavamo in montagna, ogni tanto vedevamo delle avamposte che venivano su, poi tutta notte ne vedevamo più. Facevano avanti e indietro, questo me lo dicevano, e questo me lo diceva mio nonno, mio padre, perché io non è che conoscevo gli americani o gli inglesi. Una curiosità, hai idea perché ci sia campo di carne, campo morto, perché quelle zone siano nominate così? No, questo non lo so, sì. Guarda, questo no. Okay. Quando avete cominciato ad apprezzare, dopo quanto tempo avete apprezzato che erano sbarcati gli americani? Nel senso, i bombardamenti, ok. Subito dopo, quando sono arrivati gli americani? Sì, cioè, che magari c'è stato, che ne so, No, no, quello abbiamo saputo subito. Odio perché magari gli americani avevano bombardato, poi... No. Pure un attimo lo stato d'animo. Lo stato d'animo è che venivano loro che venivano.
perché quando sono arrivati sapevamo che avevano sbarcato a Anzio, questo me lo ricordo perché lo dicevano, quando hanno sbarcato a Anzio e che allora i tedeschi andavano giù nel fronte, che portavano poracci tutti i giovanotti che stavano da quelle parti, che dopo sono venuti i tedeschi a Velletri, perché prima c'era nessuno. Dopo che hanno sbarcato a Anzio, allora sono arrivati i tedeschi qua, perché se no non c'era nessuno a Velletri. Tedeschi proprio. Non è che ce n'erano, a meno che mi ricordo io. Questo non ci stavano. Dopo sì, dopo sì. Dopo sono arrivati parecchi, sono arrivati poveracci, tutti questi ragazzi giovani, i tedeschi giovani, tutto qua. Quindi la guerra qua a Velletri si è sentita proprio dopo il bombardamento? Sì. E in che modo si sentiva? Che significa che ci stavano i tedeschi o piuttosto che ci stavano? Sì, perché cominciavano a scarseggiare la roba, si sentivano, e poi che loro venivano in avanti, e poi le granate che partivano da giù venivano su. Velletri si era beccata tutte, perché qua è logico, da Anzio venire a Velletri, dico, ci stanno praticamente tutto qua, solo questo qua. Ma hai mai fatto dopo lo sbarco degli americani, quindi in età più adulta, sì, hai mai fatto un giro verso le campagne, verso Anzio? Ti sei mai, hai mai visto com'era cambiata lì la realtà? La conoscevi prima, la conoscevi vista dopo? Beh sì, dopo passato sì, ma subito dopo o prima? Subito dopo, ma no, era rimasta, sì, beh, praticamente un abbandono, ma non è che nella campagna delle Redi ci sia stato tutto questo bailame dei cari e via del genere. Ma non è stato toccato più di tanto? No, no, a meno. Sì. Poi io c'avevo i miei parenti che stanno giù ai finiti, perciò. Ma non è che mi ricordo che ci siano stati tutti questi cari armati, buche e via del genere. Praticamente penso che si sia spostato tutto sul fronte del Cassino. Una domanda ultima, Cecchini Alfredo? Sì. Abita alla Nubia adesso, su Via Vettunense? Alfredo? No, questo non lo so dove abita, perché è parecchio che non ci vediamo. Beh, è uno dei chili che è diventato un imprenditore abbastanza importante. Beh, infatti per questo è importante, no? Sì. L'elettricista? Alfredo. Beh, è importante come cosa, eh. Che se non sbaglio... Dopo quanto tempo è ricominciato un po' del benessere a Velletri? Quando è che si è ricominciato a ricostruire? Beh, diciamo... Dopo, appena è cominciato a ricostruire. Perché prima... Cioè, se ne era parecchio, perché chi stava a Roma, poi sono ritornati e loro hanno ricominciato a ricostruire. Difatti Velletri, sì, è vero che è stato fatto, ma ognuno aveva bisogno di costruirsi per andare con la cassa che c'aveva loro. Ecco perché Velletri è in caos di case, perché giustamente, come sono arrivati, il buon velletrano mi piace tenere la casa, e se lo sono rifatti tutti quanti, ma erano a modo loro. Infatti è stato l'architetto De Rossi che poi ha cominciato a fare delle cose. Okay. Vabbè, io non ho altre domande, però mai ci ha raccontato lui. Beh, più di questo, che no, no, è solo una cosa, che è una cosa nostra. Se c'ha un documento di identità, possiamo anche stoppare un attimino, o vuoi fare sì, un'altra domanda? Sì, un'altra domanda solo. Se tu ti ricordi qualche avvenimento, qualche aneddoto con un tedesco o con un americano, proprio qualcuno che uno ha conosciuto, ha visto. Con l'inglese? No, no, questo no, non me lo ricordo. Questo non c'è. Non me lo ricordo. Allora, non me lo ricordo. Beh, lo ricordi, passa a penso. Sì. Vabbè. Allora, ci servirebbe...